Siamo appena tornati da una riunione al comune di San Filippo del Mela, dove praticamente ci hanno affidato l'organizzazione di un evento importante estivo che durerà 7 serate o di più. E praticamente abbiamo deciso di riprendere il Sicily Film Awards. Abbiamo detto 10 anni, però ricordo che è passato molto di più, un po' di anni in più rispetto appunto alla fine della scuola, dalla prima visualizzazione di questo mestiere, inteso appunto come mestiere. Ricordo che il professore di educazione fisica ci faceva sedere tutti in linea nell'aula di educazione fisica, ci faceva chiudere gli occhi, ci faceva visualizzare come saremmo voluti essere da qui a 10 anni. E io ricordo che visualizzavo esattamente l'immagine di me che dirigevo un film dietro una telecamera, quindi da lì che non c'era proprio niente, non avevo completamente niente, è passato tanto tempo. Adesso è esattamente la strada che sto percorrendo, di conseguenza questo è stato il mio primo approccio con appunto una sorta di visualizzazione. Questo fa di noi dei viaggiatori del tempo, perché appunto le telecamere servono a questo, e quindi giocheremo col tempo e ci troveremo da molto molto indietro, anni e anni fa, quando appunto questo progetto di 2000 passi e comunque in generale di 23esima strada è partito, per esempio qualche mese fa, oggi, nel presente. Faremo comunque dei balzi temporali qui e lì, non ci sarà una dinamica precisa, andremo di più a periodi. Ci saranno anche delle riflessioni, dei pensieri che cambiano, che cambieranno, delle evoluzioni di pensiero alla quale sono arrivato, magari certi momenti ero un po' più giù, certi momenti ero un po' più su. Quindi è proprio questo il bello, voglio far vedere tutte le evoluzioni di pensiero, anche quelle più basse, quelle più tristi, anche quelle più felici. E adesso quello che vi farò vedere per un po' di tempo sarà il periodo più o meno attuale, diciamo, che riguarda tutto il discorso attrezzatura. Ci saranno anche qui balzi temporali, ogni tanto ci sarà qualcos'altro, però appunto siamo in una macchina del tempo e siamo liberi di viaggiare e di spaziare nel tempo come vogliamo. Io del presente dovrò fare appunto questi video per farci orientare un po' tutti, per far capire un po' dove siamo arrivati. Adesso siamo circa in questo periodo, quindi faremo un viaggio in tutto ciò che riguarda l'attrezzatura e appunto l'ultima parte della formazione di questa mia società con Carmelo, e poi vedrete anche gli altri. Riflessione della serata. Ripensavo a tutte le situazioni rispetto a, appunto, a questo lavoro che voglio fare, tutta sta lunga strada, veramente lunghissima, che fino adesso non è che poi mi abbia portato granché dal punto di vista magari economico, questo, quello. E magari chiunque dice molla, tipo no, appena magari ho un momento un po' più buio, che capita in tutto, anche se lavori stipendiato per qualcuno, capita che hai momenti bui al lavoro. Quindi non capisco perché quando capita un momento buio a me o per una situazione del genere riguardante un progetto proprio, per chiunque, la gente debba dire molla. Ma perché invece non dicono dai, tipo no, forza, tipo rialzati, ce la puoi fare. Cioè parallelamente appunto la solita e classica parafrasi che si può fare in questi casi, il solito parallelismo che si può fare in questa storia, quando uno cade per terra e invece di dirti alzati, di darti una mano a rialzarti, la gente ti dice vabbè, ma sei caduto, resta per terra, che ti alzi a fare se tanto poi ricadi di nuovo. Io non credo che la maggior parte di voi dica a una persona che cade rimani a terra. Se qualcuno cade gli dite rialzati. Quindi perché riguardo ai progetti non è lo stesso? Io voglio portare l'attenzione delle persone, soprattutto dei ragazzi magari della mia età, ma anche di quelli più grandi, cioè che pensano che ormai non possono fare più niente di quello che vogliono fare, dei propri sogni, l'attenzione a come vi sentite quando fate queste cose che amate e di come vi sentite quando non le fate. Cioè, da quant'è che non fate una cosa che amate e che vi fa stare bene, che magari è quello che vorreste fare sempre. Cioè, io lo capisco subito che quando non sto facendo queste cose che faccio, tutto dalla musica ai film, quello che è, sto male fisicamente, proprio comincio a stare male fisicamente, come se ti allontani da una cosa che ti dà la vita, e appena tu ti allontani
cominci a sentire che la vita ti cade a pezzi, cioè tipo completamente cominci a stare male proprio. Quindi, cioè, perché non ascoltare il fisico? Perché non ascoltarsi dentro? Ora il discorso di cadere, si cade sempre. Puoi cadere per te stesso e rialzarti, aver imparato e migliorare, puoi cadere per gli altri per non aver portato nessuna evoluzione personale in ciò che tu ami fare, ma solamente magari ti sei fatto male per qualcuno che sta seguendo il suo di progetto. Quindi perché non fai per te stesso? Perché non porti avanti quello che vuoi fare? Qualsiasi età tu hai, se stai male rispetto a quella cosa lì, falla, basta. Ma perché non farla? Cioè, qual è il problema? I problemi quali sono? Le mille scuse che ti crei? I soldi? Io faccio le cose senza una lira in tasca. Cioè, neanche se io cerco di trovare i soldi per comprare le cose, è più facile che trovo le cose che i soldi. Quindi, se io voglio per esempio una telecamera, è più facile che trovo la telecamera che non i soldi per comprarla. Quindi non è il fatto il soldo, ma la cosa che vuoi fare. Gli strumenti arrivano. Se la telecamera ad esempio è uno strumento, i soldi sono lo strumento dello strumento. Quindi, per farvi capire, a questo anch'io ci sono dovuto arrivare veramente con molti problemi. Infatti di questa sera è una di quelle serate riflessive, ma io ci sono arrivato, imparerò altro ancora. Stasera è così, romantico. Spero che ci sia meno parlare e cominci a esserci più fare, perché veramente tutto questo parlare è questo che un po' mi stressa. Quando tu hai tanta energia, vuoi fare tante cose e non le puoi fare, perché in questo momento sicuramente devo capire qualcosa, perché è un periodo di grandi sblocchi, ma col loro tempo. Tutti questi sblocchi sono dovuti appunto a tutte le cose che devo capire, e magari devo capire qualcos'altro perché si sblocchino altre cose. Cioè, non è quanto arriva, è il film, si fa così. Però sto più male a non lavorarci neanche su. Non me la immaginerei neanche una vita lontana da tutto questo. Abbiamo preso la roba per fare i set. Niente, abbiamo caricato la macchina. Ancora abbiamo preso tutta roba che non ci serve per riprendere, quindi possiamo fare il carpentiere. Lui dice possiamo fare il cantiere. Io volevo prendere un compressore che abbiamo risparmiato. Serve il compressore. Sì. Fissato che non serve. Avevo immaginato ora dobbiamo pulire tutte le cose, oppure effetti niente, non vuole prendere il compressore. Questo praticamente generatore è stato fatto dal motore di questa motocicletta. Quindi praticamente se noi gli mettiamo le ruote diventa una moto. Cioè, fatto lui l'ha pilotato. Ogni volta che si devono spendere soldi è arrabbiato Melo, guardate. Sei arrabbiato Melo? No. Perché abbiamo speso i soldi? No. A me mi sembra arrabbiato. Certo, dire che serviva. Mi sembra arrabbiato Melo. Ti sei nervosito? No. O ti sei seccato perché ti ha detto di prendere... Ma quando mai? No, niente, tutto a posto. Boh, a me mi sembra un po' arrabbiato. Proprio. Sicuro? Sei contento un pochino che abbiamo preso? Abbastanza, dai. No, niente di speciale. A me non mi convince. Mi sembra arrabbiato. Sempre che saluta. Abbiamo video. Io posso fare un montaggio di Melo solo che saluta. No. E viene tipo lungo un'ora. Stiamo un po' verificando la roba. Ne abbiamo preso l'avvitatore. Mi ha preso un avvitatore, poi un trapano, due generatori di corrente da 2000 watt ciascuno. Voi direte perché due? Per tanti motivi, anche perché se uno si rompe c'è l'altro. Una valigetta multiattrezzo con appunto tanti attrezzi che possono servire, prolunghe, torce varie e cose, un seghetto alternativo, altre prolunghe e una smerigliatrice angolare che non è arrivata.
spero che questa prima parte di questo progetto sia stata simpatica, oltre ai cambi di qualità, perché ovviamente l'attrezzatura era in arrivo, soprattutto nelle parti più vecchie saranno delle parti con minore qualità, però vabbè. Al di là di questo, spero che appunto questo viaggio nel tempo vi piacerà. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi piace, altrimenti anche niente. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!